Quest'oggi affrontiamo insieme a voi una serie di curiosità e di risposte alle domande che normalmente ci vengono poste quando qualcuno ci incontra per strada e noi siamo alla guida di un veicolo elettrico. È elettrica? Questa domanda normalmente ci viene posta quando qualcuno ci incontra alla guida di un'auto elettrica perché magari non ha sentito il suono del motore mentre ci vedeva arrivare. La realtà è che ormai esteriormente un'auto elettrica non è differente dalle altre auto, è che tutte le case automobilistiche più o meno producono veicoli ormai che sono elettrici o elettrificati e che assomigliano molto ai loro fratelli maggiori, per cui col motore endotermico, diesel, benzina o addirittura ibrido. Forse l'unica differenza sostanziale o immediata esteriormente è legata al fatto che nell'auto elettrica manca il tubo di scappamento, ecco l'unica differenza esteriormente. Per il resto, oramai auto elettrica, benzina, diesel o ibrida esteriormente sono molto simili. Quanti chilometri fai con una ricarica? Questa è la vera domanda numero uno, nel senso che chiunque ci veda alla guida di un'auto elettrica normalmente pone questa come prima domanda. La curiosità è la paura legata all'autonomia, alla percorrenza di un'auto elettrica sono la domanda base di chi vuole approcciare la mobilità elettrica. Questo perché in realtà proveniamo da una cultura sul motore endotermico che legava la percorrenza al pieno di benzina o al pieno di gasolio. Siamo tutti cresciuti con quest'idea di pieno, una lancetta che indica nel nostro cruscotto la presenza di carburante che poi pian piano va a diminuirsi finché non si accende una famosissima spia giallo-arancione che ci ricorda che dobbiamo andare a riempire quel serbatoio. Il concetto di base con l'auto elettrica cambia radicalmente. L'auto elettrica si sveglia la mattina ogni giorno con il pieno, per cui quest'idea della riserva in realtà o della spia arancione viene a morire immediatamente. Rimane però questa ansia, la cosiddetta ansia d'autonomia, legata proprio a quanti chilometri la nostra auto elettrica pienamente carica riuscirebbe a percorrere prima di avere la necessità di essere ricaricata completamente. Anche in questo caso la problematica è leggermente diversa. Normalmente noi ricarichiamo l'auto elettrica anche se non ne ha necessità, un pochino come si fa con i cellulari. Ne parliamo ogni volta che incontriamo qualcuno. È vero anche che comunque l'autonomia di un'auto elettrica è legata alla presenza delle batterie. Quante batterie ha un'auto elettrica e quanto queste batterie ci consentono di percorrere senza ricariche più o meno chilometri. Lo standard ormai si sta attestando tra i 30 e i 40 kWh di batteria. 30-40 kWh di batteria è una quantità più che tripla rispetto a 4-5 anni fa sulle auto elettriche, il che vuol dire che anche l'autonomia si è più che raddoppiata o triplicata nell'arco degli ultimi 4-5 anni. Oggi un'auto elettrica è data per percorrere almeno 300 km prima di avere la necessità di essere ricaricata, ma ci sono veicoli che arrivano abbondantemente a 500, 600, anche 700 km di autonomia. Questo è legato essenzialmente alla quantità di batterie presenti all'interno della macchina e alla capacità di ottimizzare l'utilizzo dell'energia stoccata all'interno delle batterie. Quanto costa una ricarica? Una delle domande più importanti è proprio legata al costo di ricarica. Abbiamo visto quanta energia una batteria di un'auto elettrica riesce a accumulare, ma quanto costa questa energia quando andiamo a rimetterla per fare il nostro pieno? Partiamo da un concetto base al quale ormai siamo tutti abituati, cioè il costo dell'energia nelle nostre abitazioni. In Italia l'energia costa più o meno 20 centesimi per kilowattora, contando tutti i costi accessori oltre a quello dell'energia, per cui il trasporto e tutti i famosi costi che tanto odiamo leggere nelle nostre bollette. Ora, 20 centesimi per kilowattora utilizzati per riempire una nostra batteria tipo, come abbiamo visto, da circa 40 kilowattora equivalgono a 8 euro per un pieno di energia. 8 euro che ci consentono, coi famosi 40 kilowattora, di percorrere mediamente circa 300 km, ossia 300 km. Questo significa che un'auto elettrica media
In Italia percorre 300 km con 8 euro di energia, che ribaltato sul costo per 100 km a cui siamo magari molto più abituati corrisponde circa a 2,70 euro. Ora pensate alla vostra auto, a prescindere dal combustibile che utilizzate per farla andare, rapportate il costo per 100 km e vi renderete conto che anche comprando la corrente, per cui utilizzando la corrente che già abbiamo a casa, i costi di conduzione dell'auto elettrica sono nettamente inferiori a quelli di un'auto endotermica, supponendo che la corrente l'acquistiamo. E quando la corrente la produciamo dal nostro fotovoltaico, che in realtà chiudiamo un anello e un cerchio, che economicamente e dal punto di vista ambientale sono la vera soluzione a tanti problemi.